La nostra idea è di fare che cosa? Di unire quello che è la charity con i pagamenti intelligenti per dare visibilità alle cause, diciamo, nobili, che possono essere appunto di prendere e dare soldi a un bambino per Amnef International o altre cause di tipo il WWF, e fare che cosa? Condividere queste cause, diciamo, nobili, dando visibilità a chi? Sia a te per condividere con i tuoi amici e coinvolgere loro per sostenere queste cause, sia a quelli che sono i rivenditori che possono prendere e far sapere quanto è stato donato presso il loro esercizio, sia a Nexi che prende e fornisce questo grande servizio. Diciamo che un uso anticonvenzionale di questo tipo di mezzo per quello che può essere il servizio di Nexi serve per, diciamo, porsi come servizio base, essere conosciuto, e la finalità è benefica, quindi uno prende e fa un servizio che è win per l'utente perché coinvolge le altre persone per la propria causa di charity, win per l'esercente perché ha pubblicità e fa del bene, win per Nexi perché si fa pubblicità gratuita a costo veramente ridicolo, diciamo incoraggiando quella che è una mass adoption, e lì sta il vantaggio vero, perché poi dopo lo smart post intelligente si può usare per tante cose, giusto? Diciamo sulla sostenibilità del modello di business, nel senso che è un qualche cosa che all'inizio potrebbe non dare utili. Lì diciamo che si usa quella che è una two-side platform, cioè cercare di prendere e porsi come sostrato abbastanza largo, utilizzando quelli che sono dei costi abbastanza bassi, appunto magari per Nexi può sponsorizzare una cosa del genere, per avere un ritorno molto più grande in un secondo momento, perché capiamoci, la condivisione sui social di un qualche cosa di benefico porta una grande pubblicità virale per un qualche cosa che per loro è anche utile, oltre che giusto. Io ho conosciuto i ragazzi di Digital Advisor, secondo, diciamo, nel mondo delle criptovalute, Bitcoin, blockchain e quant'altro. Siamo appassionati investitori, speculatori e anche abbastanza tecnici. Ci siamo conosciuti tramite un amico in comune e quindi abbiamo cominciato questa collaborazione. Tra l'altro già allora pensavamo di fare un progetto di charity su blockchain, se mi ricordo bene. Esatto. Il primo progetto era questo, quello che c'era. Assolutamente sì, che anche uno potrebbe anche cercare di integrare in un domani. Ora in questo modo era più semplice e più veloce, quindi veniva abbastanza bene come cosa, quindi... Siamo comunque tutti quanti di Roma, tranne lui, se mi ricordo sì, bene. Assolutamente. Siamo un po' veterani di Hackathon, sono parecchie edizioni che partecipiamo insieme, ci siamo trovati bene fin da subito, abbiamo creato questa alchimia di competenze un po' mischiate, perché ognuno di noi fa qualcosa di diverso rispetto all'altro. E siamo riusciti a integrarci bene l'uni con gli altri, e da qua abbiamo formato un bel team solido per gli hackathon. Esattamente. È abbastanza divertente, siamo focalizzati su, diciamo, diversi hackathon perché vogliamo dividere le nostre competenze in tanti ambiti. Siamo multitasking. Siamo multitasking, abbiamo magari idee che possono essere valide, magari come questa, e quindi siamo qui per cercare di fare questo. Poi è anche divertente prendere competere con altri team. Ma soprattutto una delle cose importanti è che si impara, si conoscono altre persone e si allarga il network, che alla fine è uno dei valori principali di queste sfide in cui crediamo. Noi siamo il team dei ragazzi di Digital Advisor, e quindi ragazzi grazie per questo primo premio che abbiamo fatto, e siamo veramente contenti. Grazie. Grandi, grazie.